Saranno in mostra per altre 2 settimane nella sede del fotoclub La Chimera di Arezzo le foto che riguardano i 2 concorsi appena conclusosi, il trofeo Chimera e Arezzo Immagini per il futuro. Curiosa la scelta nella sezione a tema libero di Aldo Luttini che con la sua foto lancia anche un importante messaggio ai nostri amministratori. Mi è sempre piaciuto questo panorama, diciamo, questo l'ho fatto da Castelsecco, su da quando si scende, infatti si vede in primo piano anche la chiesa del convento dei Cappuccini, no? E poi ho sentito parlare di eventuali modifiche e ho pensato, dico, questa è una foto da conservare, diciamo, nell'eventualità che non fosse più il panorama con la stessa visione, diciamo così. Quindi se il progetto della curia, della diocesi, insomma, dovesse andare davvero in porto, se questa chiesa con oratorio piuttosto che altre strutture venissero davvero costruite, questa potrebbe diventare a tutti gli effetti una foto storica, insomma. In un certo senso sì, infatti io mi è sempre piaciuto fare delle foto dove ci possono essere anche queste possibilità di cambiamenti, no? E io comunque poi l'ho portata qui per questo concorso, l'hanno scelta e è qui, insomma. So tra l'altro che ha fatto una foto al sole, mi diceva, piuttosto particolare. Sì, la settimana scorsa c'è stato, dopo il 2003, le macchie con un'estensione maggiore, le macchie solari parlo, no? Che fu il primo Galileo Galilei a scoprirle quando cominciò a osservare col suo piccolo telescopio, nel 400 anni fa circa, anzi un po' di più sono. In questi giorni mi sono accorto, dato che io ci guardo spesso con i filtri naturalmente adeguati, mi sono accorto di questa grossa macchia e l'ho fotografata per 3 giorni consecutivi, così che dimostra anche che il sole gira, perché girando anche il sole che gira su se stesso si vede questa macchia che col passare dei giorni si sposta nella superficie solare lì. È una macchia molto grossa, ora devo fare le valutazioni, ora quando ho tempo, che avrà un'estensione almeno una quindicina di volte il diametro della Terra, come diametro, diciamo, no? In proporzione considerando quello del Sole rispetto a quello della Terra.